Join Nintendo Hall with a tier 1 sub, 2 or 3, for exclusive videos, badges and more. What are you waiting for? Click on that button. C'era una volta una valle piena di edifici misteriosi, infestati dai fantasmi, e un eroe riluttante di nome Luigi, che era stato chiamato a investigare. Questa è la sua storia. Luigi's Mansion 2 HD. Luigi può contare su una potente invenzione, il Poltergeist 5000. Quando illumina un fantasma con la torcia, lo stordisce per poi aspirarlo. Può farlo persino con più spettri alla volta. Gli ospiti dei vari edifici sono spaventosi e anche parecchio dispettosi. Si nascondono benissimo, ma Luigi sa come stanarli. Alcuni caricano a testa bassa, accecati dalla furia. Altri possono intrappolare Luigi con i propri corpi gelatinosi. I fantasmi le provano davvero tutte per interferire con le indagini di Luigi. Ma non sono tutti cattivi. Oh, che cucciolone! Luigi esplorerà edifici di vario tipo, fra cui una classica casa infestata, il maniero tenebroso, un laboratorio botanico abbandonato nelle torri tetre, un vecchio stabilimento, la fabbrica di orologi e una cava innevata, la miniera segreta. In tutti questi luoghi, Luigi dovrà vedersela con apparizioni paranormali, eventi misteriosi e trappole terrificanti. Ma sempre con il fidato Poltergeist 5000 al suo fianco. Può usarlo per aprire insospettabili passaggi segreti, per attivare dispositivi con lo strobo bulbo e per gonfiare palloncini con cui volare. Inoltre, grazie all'arcobaluce, può svelare ancora più segreti. Chissà cos'altro attende il nostro eroe Luigi in questi sconcertanti edifici. Ma non sarà sempre da solo. Fino a 4 giocatori possono collaborare nella Torre del Caos. Per completare le missioni, bisognerà catturare tutti i cattivi nascosti in ogni piano. Oppure scoprire l'uscita segreta prima che scada il tempo. O ancora seguire le impronte dei porter cuccioli da catturare. Ci vorrà un bel lavoro di squadra per superare ostacoli via via sempre più difficili. Man mano che risali la Torre del Caos, Luigi dovrà superare le sue paure per aspirare i fantasmi, illuminare le tenebre e svelare i misteri di Luigi's Mansion 2 HD, disponibile dal 27 giugno solo su Nintendo Switch. Koko wa obake ga sumitsuku ayashii mansion. その調査を任されたちょっぴり臆病なルイージの冒険が始まります。ルイージマンション 2 HD. ルイージの相棒は何でも吸い込むオバキュームお化けに向かってピカッと照らし 驚かせた隙にスパッツと吸い込みます。一気にたくさんのお化けを吸い込むことも。
行く手を阻むお化けたちはみんなどこかユーモラス、かくれんぼのように身を隠すのが得意なお化けや、ミイラのように包帯ぐるぐる巻きで襲ってくるものや、ゼリーのような体に閉じ込めてしまうお化けなど、あの手この手でルイージに襲いかかります。中にはこんなお化けも。探索の舞台となるのは古びた洋館裏名刺屋敷、荒れ果てた植物研究所呪われ大樹、かつて時計を製造していた建物ジゴークロック工場、雪に覆われた百鬼夜行堂、それぞれの場所では様々な仕掛けがルイージを待ち受けるのですが、そこで役に立つのもこのオバキューム。一見行き止まりに見えるようなこの場所もこの通り、他にもストロボで照らすと仕掛けが動き出したり、時には風船で飛ぶことも。またダークライトで照らせば見えなくなっていたものが見えるように、思いもよらない秘密がいっぱいのマンションでルイージを待ち受けるものとは。最大4人で協力しながらミッションを達成するテラータワー。ミッションは様々、フロアに潜むお化けたちを全て捕まえたり、制限時間内に隠された出口を見つけるもの、足跡をたどって逃げ回るお化けを捕まえるものなど、ミッションを進めるごとに手ごわくなるお化けや仕掛けに力を合わせて立ち向かいます。ちょっぴり臆病なルイージが吸って照らして謎を解く、ルイージマンション2HD。